Bene, infatti. Salve. Allora, 34 partite, 50. Ah, aspetta, comunque ti trasmetto Football Manager anche qua. Si vede a dischi potrebbe. Allora, tanto fammi vedere, facciamo vedere così. La situazione è questa: noi siamo settimi, 34 partite, 52 punti. Inseguono due squadre a 49 e una a 48. Il posto utile è l'ottavo per entrare nei playoff. Quanti punti si ha? Come faccio da condivisione a togliere? Perché c'ho sulle i punti le facce di orso e la tua. Vabbè, niente. Ingrandisce o abbassa con la freccetta? Non lo so. No, Puoi spostarle, credo. vabbè. No, No, non lo so. non puoi spostare. Adesso un frega. Vai. Comunque. Allora, la questione è questa. Abbiamo 3 punti di vantaggio su Pescara e Parma. Dobbiamo mantenerli. E Quelle vincere, cioè non si può cazzeggiare. Qua sopra quanti purtroppo punti hanno? Spal Verona. 54 alla spalla e poi 57, 57, 58. Dai, arriviamo terzi, dai. Terzi e due, anche perché la spaccia una vite meno, come anche Salernitana e Chievo. Ok, no, niente, facciamo che Siamo un arriviamo. po' tutti. Siamo un Facciamo po' che arriviamo. tutti. Dobbiamo andare forte, dobbiamo assolutamente andare forte. Se lampeggia è perché Ma lampeggia. fino alla settima, no? Fanno i playoff. L'ottava, fanno Ottavo. playoff in 6. Il problema è che i playoff, in caso di doppio pareggio, passa sempre Sì, quella più. quella più in alto in campionato. A parte la Quindi finale o questo. anche la finale? Anche la finale, sempre, sempre. E siamo contro il Verona la prossima, sei pronto? È appena stata Aspal ha promossa. vinto contro il Chievo, E perfetto. comunque iniziamo con le cose che conosco. Io il portiere del Verona lo conosco. Lo conosci personalmente? Sì. Grande, perché non l'abbiamo comprato ancora? Come si chiama? Perché Silvestri, Marco. Cacchio, lo Conosco. dobbiamo comprare, però già ho comprato due portieri. Potrebbe essere un problema. No, Abbastanza, eh. altra tagliona vabbè, un giorno. No, no, no! No, disastro! Cosa No! E Spinozzi c'è? infortunato per sempre! No. 7-10 media, vabbè. Cazzo! Centrocampista, ci metti chiunque a Ma è centrocampo, l'ero fortissimo! della. Ma non c'entra niente, l'importante è che li motivi bene, Budi. Io sono un motivatore, eh. Non c'entra niente le stelline. Cazzo! Ciao, No! mister, l'ho Ha detto. preso 16 ammonizioni in campionato! Ricarica il gioco! È il mio preferito! Scusa, metti il carrozziere di Pistoia, tanto 16 Male, 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 ammonizioni. male. Disastro. Cazzo. Ma ce l'hai ancora un gatto? Sì. Scusate, Ok. pensavo di essermi smutato. Ah, Invece ok, ho stavi urlato smuttando. tipo: no, grave, grave! Subito nessuno. Spinozzi, fortuna che era in prestito e ciao, non lo ripiglio mai Sì, più. ma si è buttato comunque il gatto all'interno della stanza, non all'esterno. È solo Ah, che si è ok. tipo incastrato nella tenda. È il momento di Ma tartaglione. Ciabatta. come mentalità di allenatore, cosa sei? Equilibrata? Non mi ricordo mica. Sono be Placante. bello, penso. Bello, sicuramente. Allora, non schiacciarli tutti, leggi. Ma va, spazio. Non si può. Va bene. È contento. Pasta Talento caldi, potenziale rapporto per la sull'allenamento di Serie pasta caldi. Ti interessa pasta caldi? Cosa ha fatto? A, eh. Ma la dirigenza cosa te l'ha dato di obiettivo? Salvezza? Salvarsi. Ok. Salvezza, ovviamente, figurati. Guarda Non ci qua, è rush credo. finale. No, l'hai modificato e metà classifica, Sì, sa. alla fine l'ho modificato, ho messo metà classifica. Ero tra Vabbè, quelli vediamo. che potevano vincere il campionato, ero quella data a meno. E ho dato Vabbè. 1 a 600 dei bookmaker. Comunque non lo vincerai, quindi. Quindi effettivamente hai ragione anche tu. Però, dirlo così, ora. Vabbè. Chi Sono rendo disponibili qui? sincero. Nessuno. Ha bisogno di giocare, Dai, 45 minuti rendo vabbè. disponibili adesso. Vitiello, dai. Fai ragazzi. Ma ci serve Vitello? Ma io non la conosco la squadra, ma vado a Dai, Giulio, allora sentire. cosa viene a fare? Bordello? Li Ma guardi i sì. VOD di 7 ore? E Dai, questo perché non dai. guardi i VOD di 7 ore?
cazzo fai la sera? Ma un po' sono tipo arrivato a metà serie C, però ragazzi, c'è tutto questo tempo da dedicarmi. Ma è ufficio. Da come stanno le cose, la tua promozione dipende dai risultati ottenuti da altre squadre. Che di facile passare di categoria? Non possiamo pensare. Ma la prima, credo che abbiamo buone possibilità. Noi possiamo solo pensare a vincere. Vabbè. Contro gli USA abbiamo giocato molto bene. Tutti sanno che dobbiamo lavorare duramente per mettere insieme una fila di risultati. Bravo, è sempre la seconda quella della risposta. Ma non appassionato sembra un coglione. Poi calmo. Non è stato così bravo, diciamo di Daniel Bessa. Fa schifo. Ah, Bessa, minchia, c'è uno Bessa. Il Verona? Sì. Vabbè, ma sei nero tu? Sono brasiliano. Lombardao. Giusto. Cool. Secondo me avete c'è del Feral Pisalo. Ma non risponde. No. Non mi hai ragione. Vabbè. Che assistant coach che non conosce la squadra? Abbiamo bisogno vabbè, di. Ma io sono il motivatore. Motivatore. Come quello di Campioni in Soldi. Bello quello, sì. Mortalità equilibrata e che os bassi. Bravi ragazzi. Oh, ci siamo, prima partita. Sono tutti tattiche non. E ora andiamo alla formazione. Dai. Rosen si allena bene, Ted Smith si allena male. Male, Ted. Non sei neanche male. Ma prendi degli inglesi in Italia, il portiere è fortissimo. No, perché non li ho presi, scusami. Official Taxet is following. Wow. Cosa dici? Wow, probabilmente lui. The original. Are you the official Taxet? The real one? Dubito, I don't think so. But, ok. Under 18. Tutta nera la condivisione. Te la ricondivido. Sì. Bene. Perché hai tolto? Cosa è successo? Funziona? Sì. Va. Okay. Mentre sia BKT, cos'è? Antoniazzi può firmare un contratto da professionista. Sembra una merda. Daglielo, dagli. No, ma che. Mi fa schifo. Io voglio solo per i buoni. Ma tanto è nell'under 18. Che tensione. Che tensione, piovigginoso, 15 gradi. Allora, Spinozzi ci saluta. Addio. Non lo rivedremo più. Fai scelta veloce subito. Ma cosa scelta veloce? Mai conosco la mia squadra alla perfezione. Emma Usso in campo assieme a Rovinito e Riossa punta. Quanti cazzo di prestiti c'hai tutta la squadra? Ma non c'abbiamo soldi, Giulio. C'è Maisano un po' messo male, però non lo posso togliere. C'è Zambataro. No, Zio Smano invece. Secondo me ci siamo, non crede? Ma se tipo c'hai il contratto che ti scade tipo a giugno e te ne vuoi andare, come fai? Lo lasci scadere? Sì, lascio scadere. È un giocatore, sì. No, non il giocatore, tu. Ah, io? Beh, non posso andare. Te lo rioffrono tanto, prima che scada te lo rioffrono sempre. Appunto, ma io, tu non vuoi accettarlo. Sì. Ma se non accetti, te ne vai. E per andare in un'altra squadra come si fa? Giulia, ma... Ti offrono anche quando tu sei in altra formazione. Ti abbiamo chiamato stasera. Ti dirò, è vero, cioè, pensavo fosse ne sapesse qualcosa, invece niente di niente. Intanto sono promosso io, allora. Grange, in porta. Yamas, Ceccarelli, Rosen, Maisano in difesa. Taglione, credo in te, Taglione. Minardi, Taxet, centrocampo, e Mausso e Ovinito e Grossa. Dai così. All'altra parte il Verona gioca 11 gente. Sono tutte le foto queste. Sono tutte le foto, sì. Anche noi le abbiamo messe, le abbiamo importate, le foto di alcuni giocatori. Ah sì? Beh, professionali fino in fondo. Cazzo, ma questi ci hanno Fares, fortissimi, Paganini. No, fanno cagare. Bessa, Di Carmine. Che gli diciamo? Allora, fai energico. Ragazzi, mancano 4 partite. Entrate in campo e riprendete da dove avete finito l'ultima partita. Ma hai perso l'ultima. Ho vinto. Hai vinto, ok. Dato che fuori la seconda ora, potete dar di più. Vittoria oggi sarà ancora più importante. Minchia, va nel tunnel pure. Ma non lo so, infatti. Ma non mi fa. È pronto a disputare, è stato davvero fantastico. Dai, siamo pronti.
Con che mentalità giochi? Prudente? Equilibrato. Sì, equilibrato. Sì. No, vediamo, equilibrato. Come la mettere. Cosa gli diciamo all'inizio, Giulio? Alla squadra? All'inizio? Niente. Mostrate. No, aspetta 5-6 minuti, poi fai mostrate un po' più di grit. Ah, così, eh? Cattivi. Vai, adesso vai. Va bene, vai in filo. Guarda come agisce di merda. Attenzione, calcio d'angolo. Rovini in mezzo. Fuori per Taglione. Ce l'ha la botta Taglione. Provalo. Dove che ossa? Te la versa secca. Rigore. No. Rigore. Rigore. No, senti più corretti, va bene. Vede meglio dallo Dalla preparazione di Giulio mi verrebbe da dire che sia lui il nuovo allenatore del Milan. Beh, più o meno. Meglio che Giampaolo, di sicuro. Beh, non è male Giampaolo. Vabbè, alla Sampdoria, infatti... Ah, è onestissimo. Fare il decimo in campionato? No, ragazzi... domando di più. Calcio d'angolo, ancora per noi. Rovini. Nel mezzo, vediamo lo schema. C'è Taglione. No. Oh! No, non prendiamo sempre gol in contropiede come dei cani. Maledizione. E rubagliela. Prudente. Bravo, Carmelino. Bravo, Carmelino. Come l'abbiamo Ma gestita. Le tattiche in possesso, quelle lì, non le cambi? Sì, le ho cambiate. Durante la partita no. E perché no? Istruzioni squadra, devi dargliele. Va benissimo così per adesso. Giocano con quelle che sanno. Esatto. Ma no. Bello, lega di qua. Ma dai ragazzi, cioè Yama sei solo a sinistra. Ma come girano la palla i nostri? Non fatti rubare palla tazzare. Troppo tiki taka, fai i lanci più diretti. No, guarda com'è bello, guarda la reazione incredibile questa. Tazzetto. Con tanta calma. Oh là, no. Aia. Paganini va veloce, eh. Ai. Carmine. Ragazzi, questo non ci voleva. Questo è stato un eroaccio di Carmelino, eh. Metti istruzioni squadra. Aspetta, fammi incoraggiare. Guardi, due gol hanno fatto sti stronzi. Sì, però fai istruzioni squadra. Che vuoi? Cazzo, che vuoi delle istruzioni squadra? È istruzioni squadra, metti delle altre cose, metti tipo. Ma cosa? Più alto. Va benissimo così. Dribbla di meno così. Ma cosa dribbla di meno? Ragazzi, un po' di creatività, tiri. Dai. 6 tiri e loro 2. Dai, belli così. Esonerato. Attenzione. Se non arrivi in promozione, male. Siamo partiti dalla C. No, in promozione nel senso, cioè, ai playoff. Playoff sì. Vabbè, difficile parlare. Dai ragazzi, bravi ragazzi, così. Gestitela, bravo il Mausso, girati. Ammazza come sono lenti. Devi mettere stile passaggi un po' più diretti. Un po' più veloci. No. È che c'hanno una bella teama. Ma che modello ci abbiamo? 4-3-3. No. Taxetto, prendila tu. Ma dai, cazzo. 4-2. 4-3-2-1. 4-3. Vabbè, è un 4-3-3. 4-3 con le ali basse. 4-2-1. Anonimo e Mausso. Io gli ho detto creatività, ma qui. Un casino. No, dai, ma chi è quel centrocampista Taglione? Io lo so. Non ci abbiamo Spinozzi. Ma. Sì, ma Grange che cazzo fa? Bessa. Cazzo fa Grange? Sì, ma adesso devi cambiare tattica, mettere. Lì mostrate grinta, cambia tattica, fargli andare più avanti. Ormai è fine primo tempo. Cose. Ora faccio cose che non mi sono piaciuti bene un cazzo. Via. Chi cambiamo? Chi eliminiamo? No, aspetta il primo tempo. No, basta. Che senso? Dentro Caccia fuori Teoregos. Fatto cacare. C'è il Caccia. Esiste ancora Caccia? Sì, ritira l'anno prossimo. Okay. Ragazzi. No, riscattatevi nel secondo tempo. Fai l'aggressivo, cazzo. E gliel'ho detto, sono cattivo, ma cattivo il giusto, perché sennò poi si agitano. A tutti, sia difesa che centrocampo che attacco. Ah, proprio tutti, Sì, cazzo, se non gli dai istruzioni, no, fai quel cazzo di fa. Poi ho capito perché. Dai, arrivaci. No, ma perché la prendono sempre loro, cazzo?
Che è sta roba? Ciao. Oh, che poi cazzozza. Che schifo. Che schifo. Vabbè, ma se non cambi niente, hai preso gol, non hai cambiato Ma niente. È cosa? Ma giusto. cosa, sto cambiando tutto, tutto. Vai, sì, ora cambio cosa. Io, Vini sta facendo cagare. Ma adesso tanto è persa questa, non puoi far Sì, niente. questa non si vince mai. Questo non si vince, però devo cambiare qualcosa, fargli capire che sta sbagliando. E Ovini soprattutto. Cambiali, cambiali, tanto questa è persa, Sai. ti risparmi per la prossima. Io inizierei, no, Treps, non si fa. Che Non si rinizia mai. schifo di partita. Ma state un po' di grinta, ragazzi. Cioè, dai. Che schifo. Giulio, sei arrivato, perdiamo 3-0. Vabbè, non fai Ma quello che ti non do dico. la colpa a te, non do la colpa a te, non lo farei mai. Non lo farei mai dare la colpa a te. Guarda, ti attaccano ancora loro, avanza che inizio. E rubatogli palla, no, ma dai, Carmelino, mettila giù, Carmelino. Carmelino, partita oscena. Guarda lì, che fa? Sono dormono. Sono sui nostri e dormono. Sta andando dall'altra parte, gol ancora. Mamma mia, mamma mia. Però io mi rivolterei con l'allenatore, non fa niente, che No, poi vabbè, impari. dai, osceno, ragazzi. No, Arrabbiati negli spogliatoi, no, aggressivi quando mi ti arrabbio, mi fanno arrabbio. Non la passano liscia. Non la passeranno liscia. Faccio un'altra il tiro. No, niente. sostituzione. Fuori Minardi che è messo anche male. Che schifo. Sì, anche Grange malissimo, Tutti oggi. Tutti eh. male oggi. Una Oggi volta mi fatica. si spense i playoff quando ormai avevo perso, riavviai e la rifeci finché non pensi di nuovo. Ah, beh. Beh, eccezionale. Guarda che crossa al volo. Questo è un gran gol. Questo è un gran gol. Vabbè, Abbiamo 15 minuti, Budi. ha fatto un gran gol, ha fatto un gran gol, ve lo faccio rivedere. Guarda là, tag set. Minardi allarga, Kroos dalla tre quarti al volo di Maesano in controbalzo e Maurus Buono, rete, cioè questo è un gran al gol. volo. Champagne. Champagne, cioè va detto, champagne. Bisogna arrivare in A, Budi, Roson 6 bisogna di voto. Roson 6, è un turco rivitalizzare questi schifo. giocatori. Devi fare il filotto di vittorie. Ah, Con gol. almeno giocare i playoff voglio, cioè. Playoff obiettivo minimo, ma devi vincere. Ciao Stacchio, buona giornata. Ah, Buon lavoro, Eustachio. buon Fai finta lavoro. di lavorare qualche volta. Va bene. Non fai fuori nessuno, Eustachio. Tanto della colpa ai medici. Tanto poi sono che occhi, cioè quindi. Già, pure me. No, comunque grandi azioni, cioè, nel senso, abbiamo fatto schifo, perché abbiamo subito tanto, ma secondo me abbiamo subito troppo rispetto a quello che meritavamo. Guarda là, 2 a Dai, adesso si 4. svegliano. Tardi, ragazzi, tardi. Cazzo, Contro la dovevamo 2. prendere 2 gol in meno. Eh sì, potevamo perché uno l'ha preso al cazzo di Se cane il facevi portiere. svegliare la squadra prima e tutto passivamente. Ma cosa passivamente? Ho fatto grandi, grandi cambi. Infatti, è cambiato il vento, però troppo tardi. Già. Troppo tardi. Ci Ci credo, insultali no, sì. fortissimo, anche insultali fortissimo anche se Sì, fanno mi il terzo insulto, mi gol. insulto. No, non fanno loro il quinto, vai sei. Ma qua che è Grange? Ma che gli succede a Grange? Oh, prossima partita cambia portiere. No, sì. Meglio ho dato fiducia a Grange. Mazza che amarezza di 2 a 5. partita. 2 a Difesa male, 5. male, 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 male. Ma lì c'è 5 e 9, Rosa. Vabbè, il Verona è forte. Che mio difensore più forte. Compra sto Bessa. È finita, dai. Ragazzi, avete fatto cagare. Non so che dirvi. In Cattivo, modo aggressivo. cattivo. A tutti i ruoli, cattivo, fagli arrabbiare. Domani ci alleneremo duramente. Avete capito? Schifo.
Avete fatto tutti Ma devi farlo cagare. anche a difesa e centrocampo. No, 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 no. Erano già carichi, vedi, avevano già risposto bene col verde. E quindi ho accettato. Fanculo. E Comunque, adesso Parma ci ha ripreso, piccola. Pescara ha pareggiato. Se, quanto c'hai? Un punto? 2 punti dalla Pistoiese. Due Ha fatto una storia sull'infortunio di Spinozzi e Taggal. Vero. punti. Tanto la Andiamo prossima alla la lavoro. conferenza, dai. Ma non darci, fai silenzio stampa, La dai, squadra ha comunque. dominato con il 60% di possesso palla, ma com'è potuto accadere? È frustrante. I tappetiti ci servono da lezione. Senti, farà meglio altre partite. Beh, ha giocato male. Bessa, non intendo fare commessi agli altri. La Pistoiese Under 20 ha vinto il campionato di Primavera 2B. Bravi. Bravi. Volete uno scoop calcistico? Elettra Lamborghini ha detto che lei e Dybala sono separati dalla nascita. Chi? Lei di Bala, sì, l'ho letto l'altro giorno. Ah, eh beh, sì. Infatti li ritrovo, ci ritrovo delle cose. Ceccarelli racconta della furia di Pierrot Lombardaro. Una furia! Oh, c'è il no contro il Pescara, cazzo! Ragazzi, E chi partita è l'ottavo? fondamentale. È a L'ottavo due della punti da finale. noi. È a nona. È nona lo contro il Pescara. No, cazzo, va vinta questa. Anche perché dopo abbiamo Lecce fuori. Oh, porca vacca. Quanto siamo in classifica? Settimi. Settimi. Settimi per i punti con l'ottavo. Ma E quello senti la sopra? tensione, Vodi. Quello La sopra senti la quant'è? Sento tensione. tantissima tensione. È giusto. Ci abbiamo Pescara e Lecce. E poi Devi Ternana che fa toccare. schifo. Dai. Dai, dai, ce la possiamo fare. C'è una tensione incredibile. Di mentalità. Devi cambiare le cose prima della partita, durante la partita, il possesso, transizione, non possesso, quelle cose lì. Possesso, non possesso. Ma no, quello va bene, quello va bene. Gli manca un po' di. No, perché gli dai le indicazioni durante la partita e loro cambiano e fanno il gioco bello. No, 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 no. Minchia, Perugia è implacabile. Vola in Serie A Perugia. Il Lecce è stato rimontato dalla Salernitana. Qual è l'ultimo posto valido per il playoff? Ottavo, esatto. Ottavo, Temps. Ottavo, ma allora easy. È easy un ciufolo. Quello è il problema. Siamo settimi. Ma scusa, è tipo il. Spinozzi in lista per vincere il giovane dell'anno, Adesso Avevi è Toto. anche in lista d'attesa in ospedale, però. Sì, esatto. Sette-dieci mesi. Lo Camerda. ridiamo alla Roma e se lo ritrova forse a novembre. Difensiva. Dai. Meteo prudente. Difensiva no. Vittoria facile del Pescara, Bookmaker. Oh, cazzo, Quanto ha fatto l'andata? 0-0 Verona Cosenza. Dai, teniamo riunione. Mettiamo prudente, non difensiva. No, dai, No, difensiva. difensiva Lascia mai, Difensiva, ma lascia. difensiva. Abbiamo vinto contro la E Juve voglio che chiossino di prima. e contro l'Atalanta, anzi con molto difensiva. Ma andate sereni, andate sereni. In Ma difensiva. potevi fare una riunione spogliatoio dopo la Ma sconfitta. avevano tutti reagito bene. Capito? E quindi li ho tenuti. Vediamo un po'. Allora, Emmaus è ricercato. Chi? La fi finanza? Ma perché lo potrei prendere Emmaus? Fini con teatro. Non è malissimo. Non è neanche così forte. Fantasia è buona. Ma vaffanculo. Vai. Fa un po' schifo il Maus, però. Allora. L'hai preso te. Allora. Dirsi è rotto, fuori. Vabbè, che se ne frega in panchina. Che facciamo? La metti Mi dica. Vitello. Metto? Che faccio?
BTL al posto di Dirsen, almeno c'è uno che gioca. BTL, ah, vabbè, ma uguale, ma non mi interessa. Voglio capire se fare un cambio di formazione qua. La prossima vogliamo dare fiducia a qualcuno? Vogliamo dare fiducia a Pia al posto di Caimelino? Ma tu c'hai solo una formazione? Ovvio che sì. Non ho solo formazione. Allora, la formazione è fondamentale mantenerla uguale. Ma no, io... Dai, vabbè. Ma almeno allenarne due o tre. Io ti dico la verità, ne ho sempre allenate due, ma difficilmente giocavo con più di... Io gioco con tutte e due, anche perché se una con una punta e una con due punte, dopo cambi a metà partita magari. Ragazzi, punto tutto su Johnny Galuppini. Voi ci credete? Johnny Galuppini. Io ci perché credo. Perché se le cose vanno male... Se le cose vanno male... Stai perdendo tutte. Ma basta, ma... Cambiavi qualcosa, cambi tutto. Esatto, io ho cambiato Galuppini. Dai, questo Pescara fa schifo, scusatemi. Fiorillo, Elisa Zide, Pierotta, Fornasia, Ciofani, Bianco Perietti, Maeras Forte, Crecco e Sadik. Mentre invece l'incredibile, favolosa Pistoiese, Grinch, Yamas, Ceccarelli, Rosen, Maesano, Tartaglione, Taxet, Minardi, Galuppini, l'amico di Patata e Rosto, Rovini e Torre Grossa in attacco. Dai ragazzi, credo di voi, credo in voi, energici. È ora di migliorare. E credo in voi. Credo in voi anche centrocampo, credo anche nell'attacco, via! Bravo, dagli fiducia. Forte era tuo? Ah, è vero, Forte era il mio? Guarda. Era quello, Forte? Non so. Allora, guarda. Non mi sembrava. Comunque il Verona nella realtà ha dato... Riccardo Forte, credo. No, non è lui. Questo è Luca Forte. Cittadella era 6. Fidatevi di me, creatività. Si inizia con un po' di creatività, difensivi ma con creatività. Ma, esatto, se difensiva e creatività non ci capiscono più qua. Ma no, cioè nella difensività un po' di creatività, capito? Eccola. Creati. Gigi? Ma che è? Ma che è? Gol questo? No, dai. Oh. Ma dai, ma che è sto schifo? Io l'ho visto a scatti, non so cosa è successo. Non rivedere. Una merda è successo, una merda. Guarda che schifo, guarda che schifo. La rotta, cazzo. Ma la Maesano gliela ha passata poi. Sì, ma non puoi cambiarla, se la cambi tante volte la cosa. Ah, prima dovevo cambiarla e poi non dovevo cambiarla, concentrazione. Sono sopraffatti dal feedback, meglio. No, no, l'ha fatta di testa quell'altro. Chi è? Sempre loro, cazzo. È Maesano che gliel'ha passata quell'altro. Siamo in netta difficoltà, ragazzi, in netta difficoltà. Vai, dai, da solo. Altissima, dai, ma potevi anche non farmelo vedere, che è sta merda. C'è Sadik che aveva fatto un gol crocione, 6 gol nelle ultime 3 partite. No, la squadra non è... Non li vedo proprio bene. Non gira, non gira, Budi, devi fare... Domando di più. Domanda di più. Ce la possono fare, ma hanno bisogno di voglia, di piglio. Eccolo, calcio d'angolo di Rovini. Buttala in mezzo. Per Taxet, ce l'hai la botta, Taxet! Taxet di nuovo, minchia! Mamma mia. Cazzo. Cioè, il problema è che non dovevo neanche pareggiare, solo vincere dobbiamo. Incoraggio. Beh, no, va bene anche il pareggio, sì. Creatività! Guardali coi creativi! Fanno laterale per noi. Ecco. Non vai mai. Cazzo, rubategli palla! Vai, che gliela rubi! E rubagliela! Che ripartiamo noi! Fermo? Passato, ma che è quella roba? Dai, ma mi hai fatto vedere sto schifo. Siamo al primo tempo, Budi. Allora. Ma non ce l'hai un'altra punta? C'ho Cacia. No, ma la punta va bene. No, ma mettine due. Devo mettere. Ehi. Sai chi devo mettere? Un centrocampista. Devo mettere un giocatore influente come Luperini a centrocampo. Al posto di chi? Di Minardi. Vai un attimo sul possesso. Carmelino Maesano lo devo togliere. Ma tutti quelli davanti stanno giocando male. Per Marcella Pia. Ale, due che cambi, 45esimo, via.
A starnutito. Dai, dimostriamo, ragazzi. Dimostriamo che possiamo vincere l'incontro. Dai. Dentro il mausso per Rovini. Rovini è proprio scarico. Da quando è stato ceduto, non vuole più. Secondo me. Altro... Cambia un po' le carte in tavola. Tante partite in poco tempo. Grinta. No, non quelle, le tattiche vere. Ma non sai che avevo... Non le conosco neanche. Esatto. E vabbè, lo apri, cazzo, e schiacci tasti a caso. Ma come, vedi? No, non devi cambiargli così. Cioè, ma sì, se no stanno lì, stanno perdendo, nessuno gli dai... Vive sulle ali e l'entusiasmo, capito? Ma non c'è molto entusiasmo. Dai, è il momento di postarci in pareggio. È il momento. Adesso. Ho schierato anche a Pia, cazzo. Non cominciate a non fare un culo, eh. Domanda di più. Modalità offensiva, cazzo. Mica equilibrata. Offensiva, ci manca mezz'ora. Stai perdendo. Offensiva, dai, ti sbilanci troppo. No, molto offensiva tu. Offensiva, vabbè. Non serve anche positivo, messo positivo. Chi è che si è spaccato? Ah, uno di loro. Dai, ragazzi, porco schifo, fate qualcosa! Eccolo, attenzione. Attenzione, ne metti la giù. Bella lì, Luperino, l'esperienza. È solo! Porco schifo! No, cane! Cazzo! Ne gira una. Incoraggia. No, di. Non puoi. Incoraggia. Dai, cazzo, un altro palo. Palo. Vai, Torreo. Vai. Gole. Dai. Allargala qui. Vai, vola, galuppone. Vola, galuppone. Credo in te. Giocatela bene. Niente. No. Ma come lì? Non ci hai mai visto che sta facendo sostituzione. Torre Grosso è motivato. Fuori galoppini, ha fatto cagare, scusatemi. Metti offensiva, cazzo, ci manca 20 minuti. Vai, offensiva. Comunque Orso l'altro giorno diceva che sono 5 cambi in Serie C. Ma che cazzo di Serie C hai giocato? Sempre 3 cambi. No, sono 5. E vate a guardare tutti i VOD della Serie C che abbiamo fatto, sono tutti 5. Sono 5 cambi. Andate avanti, 5 minuti! Sì. Ma sai quando dai! Non so. Quest'anno credo che l'abbiamo cambiato la cosa. Niente, ragazzi. Che cagata, 5 cambi. Niente. Calcio d'angolo 94. In Serie C2 inglese. Cazzo! Male, molto male. Udi, porca puttana! Che è sto schifo? Incazza e ti fai rinire in spogliatoio. No, non è. Cioè, la prestazione mi è piaciuta, dai. Ma come? Ma. Dai, guarda le statistiche, scusami. Tiri 11, minchia, è schifo. Vabbè. Dai, vinceremo, siamo noni, non siamo più nei playoff, ragazzi. Per forza, non fai il cazzo. Non ci arrivi neanche ai playoff. Hai perso con quella che ti ha superato.